Ciao a tutti, oggi prepariamo un secondo facile facile che si farà in padella. Il filetto di pesce persico con i funghi secchi. Sono porcini, però potete scegliere i funghi che preferite. Vi do gli ingredienti per due persone. Saranno 300 g di filetto di pesce persico, un bel bicchiere di vino bianco secco. Lo vediamo subito che è nascosto là sotto il nostro ingrediente segreto. 15 grammi circa di funghi secchi, se volete misti, se no porcini come li uso io, un paio di spicchi d'aglio, qualche pomodorino e come spezie avremo mezzo cucchiaino di brodo granulare di verdura e mezzo cucchiaino di paprika dolce in polvere, un cucchiaino abbondante di salsa di pomodoro, se vi piace del pepe verde in salamoia e un po' di erba cipollina. Procediamo, andiamo a tagliuzzare i nostri pomodorini, ma soprattutto mettiamo a bagno i funghi. Al lavoro! Ecco fatto, mi raccomando, tenete l'acqua di ammollo dei funghi perché ci servirà da aggiungere poco per volta. A questo punto, fuoco alle polveri! Aggiungiamo il vino, le spezie, concentrato di pomodoro e mescoliamo ben bene e cuociamo i nostri funghi. Portiamo a bollore e poi abbassiamo il fuoco. Aggiungiamo poco per volta l'acqua dove erano a bagno i funghi e facciamo cuocere finché i nostri pomodori non si saranno spappolati. Aggiungiamo anche metà dell'erba cipollina. Quando i pomodori cominciano a essere abbastanza disfatti, aggiungiamo il nostro ingrediente segreto. Quando il nostro sughetto si sarà ridotto, lo vedete, c'è pochissima acqua, a questo punto aggiungiamo il pesce. Lo copriamo col sughetto, aggiungiamo il resto dell'erba cipollina e ancora un goccino di acqua che avevamo tenuto da parte, quella dove avevamo messo a bagno i funghi, e poi copriamo il tutto. Basterà girarlo una volta sola. Ancora un minutino di cottura e sarà pronto per essere impiattato. Ed eccolo impiattato, guardate che meraviglia! Vi svelerò l'ingrediente segreto. Tanto l'avrete già visto, è un cucchiaino di capperi sott'aceto. Se vi è piaciuta la ricetta, condividetela con chi ha bisogno di perdere peso e se volete datemi un like. Ciao, alla prossima ricetta!